Bentornati sul canale. Come state? Siete in vacanza? Siete al mare? Siete ai monti? Dove siete? Lasciatemi un messaggio, fatemi sapere dove siete andati per le vostre vacanze, oppure se come me siete rimasti in città. Oggi io vi faccio il video della Glossy Box. Questa Glossy Box è la Glossy Box del mese di luglio, che mi è arrivata solo adesso, ovvero ad agosto, perché si era persa, si era staccata l'etichetta, quindi era tornata indietro e adesso me l'hanno rimandata. Insomma, ha avuto un po' una storia travagliata questa Glossy Box, ma per fortuna è arrivata e adesso la scartiamo insieme. Andiamo a scartare la Glossy Box. Adesso vediamo cosa contiene. Allora, prima di tutto è piena di pubblicità. Qui mi hanno mandato la pubblicità di un libro di cucina e c'è l'estratto del libro, una ricetta insomma di questo libro. Sono qua delle courgette and brown rice spaghetti, quindi zucchine e riso integrale. Però sono le zucchine fatte a spaghetti, adesso si usano così, le ho viste al supermercato. Vabbè, proveremo magari la ricetta, ve la faccio vedere uno di questi mercoledì. E poi c'è la pubblicità anche dei cinema all'aperto, perché ci sono qua, adesso è la stagione, un po' piove, un po' fa freddo, però vabbè, fanno il cinema all'aperto e lo fanno nei posti più, diciamo, iconici. E qui mi invitano, mi sa che c'è una sorta di sconto, vabbè. Comunque non credo che parteciperò. E qui c'è invece il solito cartoncino con la descrizione di questi bei prodotti che andiamo a vedere, che finalmente sono arrivati. Allora, la prima cosa che trovo è questa cremina, Yutan and Ton, una crema da notte che nutre e che, da quello che ho capito, tinge anche gradualmente la pelle, la fa sembrare un pochino abbronzata e devo dire a me servirebbe, perché sono pallida come una mozzarella baciata dalla luna. E va bene, allora questa qui, leggiamo la descrizione, dobbiamo essere precisi e professionali, ok, qua ci divertiamo, scherziamo un po'. Allora, questa qui costa 12,50 pound, ma penso che questa che mi hanno dato sia una travel size, non è la size normale. E comunque qui dice che questa è una crema intelligente, perché combina l'acido ialuronico, un cocktail di vitamine e di potenti antiossidanti che riparano la pelle, e in più praticamente questo principio che rende la pelle dorata gradualmente. Quindi si usa la sera e la mattina ci si sveglia con un po' di colorito, quindi io questa mi sa che la userò, anche se i prodotti che tingono la pelle non mi piacciono, però sono curiosa, la provo magari una volta, poi lasciamo stare. Ok, quindi un prodotto l'abbiamo visto, yeah! Andiamo avanti. Allora, ecco qua, c'è un pennello, mi hanno mandato un altro pennello, perché già una volta me l'avevano mandato un pennello che era buono. Questo qui è un pennello morbido, è un pennello di quelli per mettere il fondotinta o la cipria, e la marca è Blank Canvas Cosmetics F20. Leggiamo la descrizione, è carino, rosa, così mi piace. No, rosa, è un fucsia. E poi è un fucsia sbrilluccicoso, ci sono anche brillantini. Molto carino. Allora, questo pennellino costa 11 pound e 95. E questo praticamente dice che è denso di fibre sintetiche, ed è appunto un pennello ideale per applicare liquidi, cream e polveri. E qui mi consiglia appunto di usarlo per completare il mio make up con un po' di bronzer, di polvere di bronzer, e c'ha ragione, e sì, devo usare un po' più di colore. E va bene, andiamo avanti. Ah, ecco, adesso c'è questa cosa che si è un po' sporcata, perché dentro c'è una sorta di pagliuzza nera, e quindi queste cose dai toni così chiari si sporcano. Va bene, questa non è altro che una spazzolina per capelli. Io ho la mia Tangle Teaser, questa mi sembra un'imitazione della Tangle Teaser, però
mi sembra abbastanza delicata. Questa la posso mettere nella borsetta, anche se io ho quella la Tangle Teaser che si richiude, quindi no, questa non lo so, questa la tengo in più. Allora, vediamo un po', carino il colore azzurrino. Questa è della marca Hyron, costa £6,99 ed è una, appunto, una spazzolina molto delicata, e dice questa va benissimo quando avete i capelli bagnati e passate districa perché elimina tutti i nodi, e quindi niente, dice che è perfetta appunto anche qui, dice, per la sua taglia da tenere in borsetta, magari per la borsetta del mare, insomma della piscina nel mio caso, quindi niente, carino carino, mi piace. Andiamo avanti, siamo pieni di prodotti. Un'altra, ecco questo qui, questo è un mascara, se sicuramente è un mascara, e la marca è Icona Milano, sa d'Italia, e costa £13,04. Si può comprare anche online, e vi metterò tutti gli shop online qui sotto, così poi questi prodotti ve li potete andare a vedere anche meglio. E questo dice che è proprio un mascara per il periodo summer, il periodo estivo. Sia che tu spenda, se si spenda, sia che tu passi la tua estate in città o sulla spiaggia, questo mascara resiste all'acqua, quindi water resistant, resiste anche al sudore e all'umidità, e ha un colore intenso, lascia le ciglia super colorate, ha un colore ricco, cremoso, e questo l'effetto sarebbe di ciglia finte. Insomma, mi rimane un po' complicato a tradurre perché questo è scritto tutto in inglese, però va bene. Quindi questo è un mascara, andiamo a vedere com'è lo scovolino. Oh, questo scovolino lungo così, è un mascara water resistant. Proveremo. A me non piacciono tanto quelli resistenti all'acqua, perché poi ci metto tantissimo tempo a toglierli, però vabbè, lo proverò per voi, vi farò sapere come mi trovo con questo mascara di questa marca strana, Icona Milano. Voi l'avete mai sentita questa marca? Mai. Comunque, l'ultimo prodotto è questo prodottone qua, tutto rosa, questa confezione rosa, si chiama Soft and Gentle Air Minimize. Comunque, 48 ore di protezione, antiperspirant. Ah, questo è un deodorante. È giusto che mettono il deodorante nella glossy box. Bisogna usare il deodorante sempre, specialmente d'estate, ma bisogna usarlo sempre. Io questo ve lo dico perché salgo sempre sui mezzi pubblici e ci sono sempre persone che già la mattina hanno questo odorino di brodo vegetale. Insomma, usatevi. Quindi, prima ci si deve lavare e poi si deve usare il deodorante. Allora, in questo caso, questo deodorante tutto rosa, che deodorante è? Vediamo un po'. Sarà un deodorante particolare? Vediamo che mi dice qua. Allora, questo qua costa £2,99. Si può comprare dal Superdrug. Ed è, vabbè, vi lascia fresche. E però ha anche una doppia funzione, perché contiene una molecola delle piante che si chiama Keliosoft, e che cosa fa? Riduce la proteina che stimola la crescita dei peli, quindi quando ve lo mettete questo vi aiuta anche a far sì che, insomma, ricrescano questi peli meno velocemente, e in effetti in estate crescono belle ore. Comunque, quindi niente, il risultato è una pelle di pesca, qui dice, e questi peli che crescono meno spessi e crescono anche più lentamente, lasciando la pelle appunto liscia per diverse settimane, addirittura qua dice 8 settimane. Va bene, quindi questo io lo proverò, anche se vabbè, io è il mio preferito. Io di solito queste cose qui non le vado cambiando, cioè se trovo un deodorante che funziona, cioè non lo cambio, difficile, però vabbè, provo, vediamo, insomma, facciamo questo esperimento con questa marca qua che non conoscevo. E niente,
La mia review della Glossy Box finisce, termina qua. Se siete in vacanza spero che vi stiate divertendo, se siete al lavoro, vabbè, magari le vacanze le avete già fatte oppure le dovrete fare. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo appuntamento con la prossima Glossy Box, che è quella di agosto e che mi dovrebbe arrivare in questi giorni, quindi ci sarà presto un'altra review. Spero insomma che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like, spolliciate amici cari, scrivetemi un commento e io cercherò di rispondervi, no scherzo, vi risponderò sicuramente. Se non vi siete ancora iscritti e vi va di seguire questo canale multitematico, perché spazio da viaggi, consigli di ristoranti, consigli di fashion e review insomma di prodotti di bellezza, insomma iscrivetevi a questo canale un po' pazzerello. Vi aspetto al prossimo video, ciao ciao, divertitevi se siete in vacanza.